Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Buongiorno carissimi amici, bentrovati. Penso che tanti oggi avranno ripreso il lavoro dopo qualche giorno di riposo, e allora in questo Padre nostro vogliamo anche affidare tutte queste persone nella nostra preghiera al Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Abbiamo concluso sabato la lettura continua del Vangelo di Matteo con la parabola dei talenti. Ecco, questa parabola che terminava con quel rendiconto dove ognuno si trovava davanti a quel Dio che si era scelto. Ecco, l'uomo con un solo talento aveva scelto un Dio giudice, spietato, e da quel giudice spietato, che in fondo non era altro che il suo orgoglio che si proiettava all'infinito, si è fatto giudicare. Mentre gli altri che avevano avuto fiducia in questo Signore, in questo padrone, sono stati giudicati dall'amore di questo padrone, e grazie a quella fiducia che avevano avuto, ecco, i loro talenti erano moltiplicati. Ecco, oggi lasciamo Matteo e iniziamo la lettura continua del Vangelo di Luca nella sua parte, diciamo, della vita pubblica di Gesù. Dopo il battesimo, e dopo che Gesù ha iniziato a predicare nelle sinagoghe con la potenza dello Spirito Santo e con una fama sempre maggiore che si diffondeva, trovando lodi, ecco, nelle persone. Ecco, l'episodio di oggi è veramente qualcosa di importante perché permette a Gesù di presentare se stesso, la sua missione, a partire dalla profezia di Isaia. Ecco, ascoltiamo. Allora, abbiamo oggi con noi anche Leonardo, anche Raffaele, e oggi legge Leonardo il Vangelo. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione. E mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: Non è costui il figlio di Giuseppe? Ma egli rispose loro: Certamente, voi mi citerete questo proverbio: Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accade a Cafarnao? Fallo anche qui, nella tua patria. Poi aggiunse: In verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia,
Quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato, se non Naaman il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ecco, questo brano ha al centro questa frase pronunciata da Gesù dopo aver letto il rotolo del profeta Isaia. Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Abbiamo sentito bene di cosa parlava. Erano delle promesse, era una profezia, era una realtà meravigliosa che tutti desideravano, tutti speravano, e cioè che questa persona unta dallo Spirito Santo, consacrata per mezzo dello Spirito Santo, venisse a portare ai poveri un annuncio di gioia, venisse a liberare i prigionieri, a far vedere i ciechi, a ridonare libertà agli oppressi, a proclamare un anno di grazia del Signore. Ecco, tutti desideravano, speravano. E Gesù dice: questa vostra speranza ora è giunta a realizzarsi, qui in mezzo a voi, davanti ai vostri occhi, e quindi attraverso di me, per la potenza dello Spirito Santo. Ecco, questo è un annuncio veramente centrale, che fa approdare al compimento tutte le attese della storia dell'umanità, che poi sono state raccolte nell'Antico Testamento. Ecco, tutto convergeva in Gesù, e qui Gesù lo dice, lo rivela apertamente. Eppure questa luce immensa che in quel momento, diremo, esplode, ecco, non tutti sono capaci di accoglierla, ma per chi la accoglie, questa luce realizza questo bene. Allora questo Vangelo può agire in due fronti su di me che ascolto. Il primo è che io mi senta quel povero, che io mi senta quel prigioniero, che io mi senta quel cieco, che io mi senta quell'oppresso, che io mi senta quel bisognoso di grazia. E allora potrò trovare in Gesù tutto questo di cui ho bisogno, ma devo come prima cosa sentirmi e vedermi così, perché così realmente sono. E allora avrà efficacia l'opera di Gesù che agisce per me, per la potenza dello Spirito Santo. Ma quando Lui mi avrà donato questo annuncio di gioia, quando Lui mi avrà tirato fuori dalle mie prigionie, spezzate le mie catene, ridonata questa libertà, questa grazia, allora che cosa avverrà di me? Ecco, io penso che con Gesù si instaurerà un rapporto così profondo, così di intimità profonda, che, ecco, io apparterrò a Lui e Lui attraverso di me continuerà a fare tutto questo. Ecco, questa è la gioia del Vangelo di oggi.
Certo, ci saranno persone che non accolgono, magari quelle più vicine, magari quelle più dentro al mondo religioso, ma non importa. Dice il Vangelo di oggi alla fine, di fronte a quelli che volevano buttare giù Gesù dal precipizio, Gesù passando in mezzo a loro si mise in cammino, cioè l'opera di Dio va avanti, non si ferma per chi non crede, l'opera di Dio va avanti. Con chi la accoglie, con chi crede in quest'opera. Ecco che il Signore operi tutte queste meraviglie nel mio cuore, nei nostri cuori, per la potenza dello Spirito Santo che continuamente ci viene donato grazie a Gesù. Vieni Gesù, riempimi di te. Ti dono il mio cuore, riempilo del tuo amore. Donami tutto te e con te donami le tue virtù. Amami Gesù. Fa che io ti ami con il tuo amore. Grazie Gesù. Grazie che io sono qui. Sono qui perché tu sei buono. Soltanto perché tu sei buono. Vieni da me, che io vengo da te, e siamo una cosa sola, amore e misericordia e miseria, una cosa sola. Il mondo ha bisogno di te, amore e misericordia, fa che io ti porti nel mondo intero. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per intercessione della Mamma Celeste vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.